È stato un bel percorso, è stato un bel inizio di campionato, ma benvenuti con il fuoco e i fulmini all'ultima partita del campionato invernale. La chiudono così, spumeggiante, outsider, Pegasus. Grande The Mask, giusto Omi? Sì, vabbè, più o meno, outsider, Pegasus, girone bianco, ultima partita di giornata. E ultima partita del campionato della Got League. Ricordiamo che ci è andato tutto sbavato dal rosso, quindi il becco. Stava allora, già andando nell'altra panchina. Ragazzi, per motivi di sicurezza, il pollo dove lo leghi? Sarà legato alla panchina. Ricordo dei a Pegasus. Tutti gli amici a casa che non è un pollo vero, magari uno magari no, dice Andrea, ma perché lo dici? Può capitare. Ma poverino. Ma dovrà rimanere così. In piedi per 40 minuti. Perché ha rotto la rete per regalare la cosa? Arriva anche Paolo Canone. È legato perfettamente comunque. Attenzione Brognoli! Ed è proprio Brognoli 1-0. La sentenza di Alessia Lanza. Esulta il pollo con un'ala. Ed è 1-0. Non c'è paragone. Ma se si parla di tricipiti, bicipiti, no, Paolo. Paolo che sembra che stia fumando. Sì, Paolo è immerso in una sauna. Attenzione, Bertocchi contro Ragnar. Si accende la miccia. Attenzione, ed è per terra Ragnar. Signori, attenzione, abbiamo cambiato si sport. Scalda il derby delle stelle filanti. Maui poi con una rabona prova a colpire. Attenzione, si è liberato il polo. Il polo si è preso male, ma comunque spintoni su spintoni. Allora, Bertocchi. Vabbè, queste sono cose che a campo ci stanno, ragazzi. Queste robe qua, ok, va bene. Poi arriva Nidal. Questo non sia molto giusto in campo. Ricky De Bois si dice calma. Sembra un'ottima idea. E allora il rosso prova ad avanzare. Lato corto dell'area di rigore col pallone in mezzo. Ragnar ci mette una pezza. Sì, sono entrate persone che non dovevano entrare in campo. Ecco. Ed è alienata, però attenzione Ricky De Bois con Maui. Ma questi viola, come si chiamano, comunque le mani non le tengono mai in tasca, posso dire? Si è scaldata la partita. Il derby dei pugni. Grazie all'arbitraggio di Boy, anche un po' più severo con i cartellini. Attenzione. Bravo Gadi. Brognoli, grande stacco. Gadeschi. Scambio, scudate, e Gadeschi la butta dentro. Finalmente. Ed è 2-0 per i Pegasus di Ragnar. Bravi, cosa aspettavate da un po'? Voglio giocare il io, primo gol in Got League. Se lo merita. Da Luca Show decide di giocare. Ma che per gli outsider, rigore presidenziale. Il Mac. Svegliato alla Calabria. Parte il Mac contro un influenzato di Mauro. Il Mac di Mauro. Carta bomber. Su Ragnar. No. Attenzione. Federico, Chicco, Gadeschi, parte il cross in mezzo a Ragnar. Traversa. Non ci credo. Attenzione, chiede il gol Gadeschi. Chiamano il VAR, ma credo, ragazzi. Eccolo. Non è stremato Bojan. Il pallone non ha oltrepassato la linea, non è rete. Certo, no, ma si capiva abbastanza. E attenzione. Bojan. Andiamo a rivedere intanto. Ora lo devono sì, ma comunicare. Si vedeva, dai. Sì, grande stacco di Ragnar che rimane come gesto tecnico. Non so se possiamo tornare indietro un attimo, forse regia. Forse l'ombra è gioca. Ma sai che l'ombra sembrava un po' più. Andiamo a vedere. Quelli sono i pallini di lasciamola giù. Lasciamola giù. A me così, sembra diciamo un po' più in là. Però forse è mistica la linea. Deve entrare tutta. Deve entrare tutta. Primo tempo. No, del primo tempo. Due contro due. MVP. Se ne va intanto. Vai, Romolo. Indisturbato Romolo Bellucci, Dile. Non affonda, anzi sì, Romolo Bellucci contro Dile. Romolo, è uno shootout praticamente. Romolo rimane in possesso palla, poi all'indietro per Brognoli, regala la palla, no! Grande Brognoli, che è solo contro Dile, porta vuota, Bellucci! No, non ci credo! Incredibile! Non ci credo. Palo di Romolo Bellucci a porta vuota! Per pochissimo! E ora incredibile, Maui. La porta! È da solo avanti davanti al portiere! Contro c'è Di Mauro! Maui contro Di Mauro! Non ci credo! Maui! 2-1 e fa il gesto del pollo. Freddy, Maui the Rockstar. 2-1. Non tradisce mai Maui. La frecciatina di Alessia Lanza. Che ha detto? Poco originale quella movenza del pollo. Attenzione. Non era facile comunque, ragazzi, segnare a Francesco Di Mauro. Aveva bravo Bertocchi David perché Beckham. Gli lascia e adesso non c'è più passaggio quasi.
Sei imbottigliato da solo, qua Ricky The Voice. Che cade, attenzione. Bojan dice è tutto buono. E allora gli outsider possono pareggiarla. Bertocchi, arriva anche Dile. Bertocchi! Il normal Bertocchi! Bravi ragazzi. Bravi. Ancora lui! Il normal Bertocchi 2-2. E in questo momento, Ema, ci sarebbero due spareggi. Due shutout. Sia per il primo posto che per il terzo posto. Incredibile. Cioè, primo, secondo e terzo, quarto. Tra Fucina e outsider e Pegasus. Mancano 39 secondi. Ha fatto un gol durante la partita, arriva la ruota e cambia tutto. E tra l'altro ne hanno cioè, Romolo Bellucci è porta vuota, prende il palo. Attenzione, Ricky The Voice. Ricky The Voice, stile. Andiamo, stanchi. Okay. Bertocchi, pallone in mezzo a Maui. Se l'è mangiato. Non ci credo, Maui. Nidal prova a riscodellare dentro l'area di rigore. Subentra di nuovo Maui, che toglie il pallone al rosso, che ne salta due. Il rosso. Poi Tubino. Predetto. Vediamo, Maui. Allarga per Tubino. Subentra anche Amos Dani. Fermato da Ricky The Voice. Poi, attenzione, Bertocchi di Mauro. Tubino. Nidal, sulla tre quarti. Pensa al tiro, lo effettua Di Mauro, la palla rimane lì, buona per Amos Dani, attenzione, Amos, dentro per Tubino, Amos, il tiro! Amos Dani! Proprio lui, vantaggio degli outsider! Fermi. Che in questo momento scavalcano la Fucina! E sono terzi solitari! Incredibile, amici! In questo momento gli outsider, ragazzi, sono contro gli Oregon nello spareggio, mentre gli Olimpo sono primi e i Pegasus secondi. Calma. Attenzione, carta per i Pegasus, fuori Nidal e Bertocchi per 3 minuti o un gol. Beh, comunque rispetto per Annaciati. Certo, ah no, vericiatissimo, tra l'altro. No, però non, allora, non c'è. Stefano Berni, Ricky The Voice, Dile con le manone, ma insistono i Pegasus che hanno il vantaggio numerico dei giocatori. Ricky The Voice, Berni ha un buon sinistro, lo effettua ancora Dile, poi Ricky The Voice, sterzata, Ricky The Voice, centrale, sarà corner, però... Ricky The Voice, di nuovo, provano... Da fuori di con questa conclusione, poi Gadeschi, hanno perso un po' la pazienza qua i Pegasus. Forse mio padre. Attenzione, vediamo Gadeschi dal limite dell'area di rigore. Servito Ricky The Voice, fuori di pochissimo. Mamma mia. Portiere pure eccezionale. Oh, mi prego. Carta outsider, cambio del goalkeeper. Numero 2 in porta. Quindi Gala in porta al posto di Di Mauro. Però, sì. Perché Ricky The Voice da lì può far male. Ha il rosso perché è riparato, parte Ricky The Voice, attenzione, il ragno ci crede, fasciato sullo stinco, altro pallone in mezzo, no, e l'apoca, no scusate, sì, l'apoca bianca. 1.20 alla carta, sceglie la chat. Allora, direi perfetto per chiudere questa. Allora ragione. Guarda, facciamo fare una scelta, cosa vorresti tu, shutout, 2 contro 2, 3 contro 3? Visto il risultato di prima, il 2 contro 2. 2 contro 2, Ale, te invece 3 contro 3. Allora, votate, chiede ai nostri moderatori. Con 300 voti in più vince il 3 contro 3, Andrea. Con 200 voti in più. Ricordo a tutti, ragazzi, che giovedì, scusa Ale, niente, ci saranno, ci sarà il salottino dove annunceremo... Attenzione, la porta è vuota! Gol! E c'è il gol di Amos Dani. E sì, allora gli outsider... In questo momento hanno mezzo ragazzi. Piede al terzo posto. Ragazzi, tutte le date sia del qualify che delle finals e come poi anche bello, come verranno disputate con i match. Abbiamo qualche idea? Lapo, no scusate, Gala. Paolo Junior, Romolo, Paolo Junior, il tiro! Eccoci, è a rincrociare mamma di Paolo Junior Gala. Ricordiamo che è stato tirato fuori per infortunio alla ruota prima, quella del primo tempo, qua. Sì. Dile. Maui sale il pressing dei Pegasus, oh se mio ne va Dio. Maui, attenzione, grande giocata. È solo contro Di Mauro, è uno shootout in movimento, perché è sempre in movimento lo shootout in realtà. Bertocchi. Ragazzi, qua tanta roba, ha ragazzi. Ha utilizzato la testa Bertocchi. Vediamo ancora Maui dentro l'area di rigore, Maui, e no. Attenzione perché ora
La possibilità per i Pegasus diventa enorme. Gala. Un film scritto. Attenzione, da Bellucci. Gilbert Nana. 20 Bellucci. Secondi. 20 secondi. Lapo. Paolo Junior. Ancora. L'apoca bianca rientra. Paolo Junior. Non riesco ad andare dall'altra parte. 10 secondi. Il tiro. Bravo. Corner. E finisce qui. Gli outsider battono i Pegasus 4-3 e guadagnano la terza posizione. E soprattutto Ema, gli Olimpo vincono il girone bianco, mentre i Pegasus finiscono incredibilmente al secondo posto. L'esultanza del Rosso e della sua squadra. C'è anche Berlini a giocare con loro, ragazzi, e si mangiano il pollo. Incontenibile. Maui, ed è festa grande. Ma perché grande. Festeggia anche Berlini? Anche Bertocchi. Ciao amici, la partita è finita, io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere la campanellina, fate quello che volete, però... No, possiamo dire una cosa? Mettete dislike a questo video. No! Vediamo, voglio un record di dislike a questa partita. Alla prossima.